Le mulattiere sono le vie della montagna, sentieri che si insinuano nei luoghi più impervi, oggi dimenticate, abbandonate. C'era un solo mezzo per attraversarle ed era il mulo. Tutta un'economia mirava alla realizzazione dell'attrezzatura che serviva per fare di questo animale un perfetto strumento di lavoro. A Tagliacozzo abbiamo trovato una bottega di maniscalco, fondata 110 anni fa dal padre di questo signore. In essa si realizzavano soltanto ferri da cavallo, usando il fuoco a carbone nella forgia, Ferri incudine e cavallo martello. e sono messi a misura come le Sì, scarpe. come le scarpe, ogni ferro c'è una misura, che si muove forte le No, c'ha qualcuno che lo fa al mani. posto suo. No, non ci sta più nessuno. Siamo a Valverdevarri e stiamo andando a vedere il somaro di Edoardo. Questa è la stalla. Oddio, che bello! C'ha un nome questo somaro? Sì. Come si chiama? Marisa. Marisa. Ciao Marisa. E quanti anni è che ce l'ha questo somaro? Ce n'ha 14 adesso. Allora, questo è il letame. All'edame. E lì ci mette Il fieno. il fieno dall'alto cade, così lei mangia. E poi questo letame lo usa al terreno. Lo porto a terreno. Certo. L'ho caricato ieri un trattore e poi quando qui a Già quelli sono Prodotto ferrati. Eccolo là, vedi. Senta, questo batto chi gliel'ha fatto? Quale? Questo qua, il basto, chi gliel'ha fatto? Via Santa Maria. Da, che è Quirico? Quirico è. Sì, Quirico. E noi abitiamo vicino a Quirico, accanto. Mamma, la buona stazione. Alla stazione, sì, del basto. Allora, qui c'ha le cinghie dietro così. Questa è la linda. E quella mi sa che si lega sotto, vero? Sì. Senta, ma le mulattiere ci sono ancora? Sì, ma da questo paese non ci stanno. Stanno a Castellafiume i mulattieri. Ah, sì. Senta, lei che lavori fa Io, col faccio somaro? Cioè raccoglie, che c'ha la terra? tutto. C'è la terra, ce ne porto il fieno, ci vado a fare legna, vado alle castagne. Sì. Ci faccio tutto io, Allora, cosa vediamo un po'. Senta, siccome noi abbiamo parlato con quelli che facevano i mattoni a Poggedello e ci hanno detto che pure questi mattoni li caricavano con i somari. E Come no? quindi qui ci sono delle cinghie. E glieli mette, il carico glielo mette sempre ai lati, vero? Sì, uno da là e uno da qua. Ecco, vedi, c'ha le cinghie, ci mette le cose e poi le ritira su. Poi si avvila qua, si stringono Si e qua. stringe. Quando è che hai cominciato a fare questo lavoro? Io sono nato, ed è discendente, mio nonno, Ah, tuo mia nonno. madre, o Ah, io. quindi è un Quindi mestiere che io quando avevo 2 anni, 3 anni, stavo con mio padre dentro la bottega, hai. via. Come un vestito, come la posso dire? Ma ecco, ma il carico dove si mette? Oh, il Perché per carico. esempio quando si... Qua ci vanno delle corde, vedi tutti questi buchi che ci Sì, stanno. ah, Ci ecco. vanno delle catene, delle corde, hai capito? E la legna va un po' di qua e un po' di là, hai Senti una cosa, allora vediamo un po' come nasce un basso, tu da dove cominci? capito? Da comincia dal legno, ha capito? Allora si comincia dal legno, questa Dal è la legno, struttura. sì, questa è la... Poi ecco la paglia, poi il pelo, questo qua, l'imbottitura dentro, addobbate la vita della bestia che non si fa male, capito? Sono tutte cose Senta, questo che legno è? che... Faggio, carpino, acera. I castagni no? Per No, queste il castagno cose? non va bene. Non va bene. Allora, quindi il faggio tu lo devi comprare. Lo dobbiamo... Ecco, ci raccomandiamo a queste industrie boschive che vanno, e quando ci capita sta roba storta, me la portano. E io con la sega me la lavoro, capito? Senti, ma storta nel senso che quello non lo pieghi tu, è già. No, questo è piegato, è naturale. Ah, quindi sono proprio dei pezzi già Sono così. naturali.
E quindi non è facile trovarli. Deve andare in montagna, i punti più scomodi, perché se il bosco è in pianura, non si storce, invece dentro ai rubi, dentro sti fossi, allora la pianta, quando la montagna vista a un certo punto, insomma non è più bosco, è prato, se vuoi dire. Si formano delle valanghe. Ah, venivano giù e li piegavano e la pianta piccoletta, sì, quando ci andava la neve sopra la buttava per terra, poi quella primavera si ripigliava e ci rimaneva quel curvo, questo sotto, gomito, che poi è un arco perfetto. Perfetto, noi lo lavoriamo perché tu lo lavori. Come fai a tenere questa curva così? Ecco, lascia, ecco lei. Ma la fai a occhio o c'hai un disegno sotto? No, bisogna disegnarla, poi con la sega, io adesso, per esempio, prima le seghe non c'erano sotto le seghe elettriche, sì, io sì, me la sono fatta, sono parecchi anni, e con la sega uno gira cosa e poi collascia. Quindi tu sul pezzo ci facevi il disegno delle parti? Vedi, è tutta una... È un pezzo grezzo, ce l'hai? Un pezzo grezzo, sì. Ah, ecco, vedi? Vai. Esempio questa che è già grezzo, sono quelli già disegnati qua, ecco, vedi. Mica è facile questa cosa, ci vuole molto esperienza. Ah, vedi? Quindi tu ci fai sopra il disegno. Per esempio con uno di questi poi più piccoli, più grossi, io ce l'ho di tutte le misure, metti qua così e con la matita. Allora, quindi... E poi con la sega. Ah, e poi adesso con la sega, invece sì, un tempo si faceva con l'ascia. Tutto con l'imbottitura, questa come si fa? A forza dei punti, questo lo stesso. Ma questo che cucito? Materiale è? È pelo. Il pelo. Di una volta il pelo era il pelo di tutte le pelli che entravano alle concerie, pelle di vitella, di mulli, di bufali, che te cose lì. Oh, e poi una volta conciata la pelle, sto pelo lo mandavano all'acqua per lavarlo, sì, e poi lo mettevano asciuga sopra le reti grandissime come una lana? Come una lana. E come si attacca qui? Con i punti. Questa adesso addobbate la vita della bestia ormai. Ah, quindi questo è tutto pelo, tutto, è tutto questo? Pelo. Paglia, ha visto quello che sto facendo adesso? Sì. Sì. Queste colonne, questo dentro è tutto, tutta paglia. Ma messa... Allora aspetta un attimo, qui ci sono due di quelli curvi che abbiamo, sì, detto. Poi c'è questo qui. La tavola. La tavola. Sì. E questa che spessore ha? Ah, così. Sono piccoli. Sì, sì. E questa come la pieghi, la tavola? La tavola va piegata, bisogna bagnarla sopra. E il calore sotto. Ah. Io le piego sopra la stufa. La piegatura del legno, sì. Io sopra la stufa le metto tutte e due, si piegano da sé. E si piegano così. Oh, invece qui dentro pure è duro, no? È tutta paglia. Ah, questa è paglia? Questa è paglia. Poi ci mette la pelle, il cuoio, che questo passa dal davanti al di dietro, quella pelle. Io ce l'ho di là. Ecco, la vedi. E quando piove l'acqua... Scivola sopra la pelle e non va dentro, capito? Che un ballo fracicà. I nomi, allora questo è l'arcione. Questo è l'arcione, questi sono gli arcioni. Uno e due. Poi la tavola, sì, che unisce tutti e due il davanti, sì, con il dietro, perché il davanti della bestia è più stretta, no? Sì. Invece dietro è più... Qual è il davanti? Quello allora? Questo è il davanti. Quello è il davanti e questo, questo è il dietro. E questi hanno un nome, questi due? E le colonne, noi le chiamiamo le colonne. Sì. E la persona che ci sale sopra si mette, sì, qua in mezzo. Sì, ti mette a cavallo. Sì. E la legna, ecco, a destra e a sinistra. Ecco le corde, vedi? Ecco. Vedi? La cinta che ci passa sotto la pancia. Alla bestia. Ah, quindi ci si mettono delle corde fisse e, sì, poi a quelle si attaccano la legna, quello che, sì, uno. Sì. E questi sono tutti in basti che devo riparare. Ah, questi sono da riparare. Sì. Senti, ma per farlo proprio intero, quanto tempo ci vuole? Una volta che tu c'hai tutto il materiale, quanto ci metti di lavoro? Ci vogliono 4 giorni. 4 giorni.
Una volta si faceva così i giorni, lavoro. Quando ero più giovane, adesso me la faccio più con comodo. Sì. Va bene, allora... No, per esempio adesso il pelo non è più il pelo di una volta, adesso il pelo è sintetico. Ah. Eccolo. Ah, guarda, che poi pare vero, è sintetico questo. Certo, è tutta roba sintetica. E com'è, è buono? Ci sta chi si lamenta e chi dice il pelo che adopera adesso, Quirico, non l'hai mai adoperato, è ottimo. Invece qualcheduno mi ha detto che non va bene, ma che ne so, questo si trova. Questo viene da Genova. Accidenti, io avrei detto che era vero, veramente. Sembra proprio vero, sintetico. E... Beh, certo, quindi ormai si comprano queste cose, magari anche prima anche procurarsi tutto il materiale era più difficile, no? Ma adesso è difficile che non si trova più. Adesso non si trova più. Una volta, sì. Perché prima magari ve lo facevate da soli. Era. Ma sento le peli, ecco la pelle, mo la porto qua, sta di qua. Ce l'ho. Questo è un basto nuovo. Aspetta. Pelle che costano parecchio, eh. Questa è pelle di... È di pecora, di capra. Ah, ecco. E questa serve per la parte sopra, impermeabile. Sulle colonne ci passa sotto, addosso uno si mette a cavallo. Anche questa adesso la usate ancora quella vera o anche quella è sintetica? Sì, questa? No, questo sono pelle. Questa è vera, però... No, è quella la sopra, il pelle non so io. E invece no, questa la usi ancora via. No, senti una cosa, ancora te li... Io quando ero piccola... E qui vedevo sempre qualcuno che passava col mulo, insomma, sì. C'erano le mulattiere, che tante volte... come no, e prima tutto con le bestie, adesso tutti questi trattorini piccoletti passano dappertutto. Una cosa, ma ancora riesci a vedere, ci sono ancora muli in giro o... Come no? E io questi li mando quello... Perché nei boschi comunque il mulo ci continua ad andare. Questo va Spoleto. Quello appoggio verde da Provincia di Rieti. Questi vanno a Pescorocchiano, questi due fatti qua. Questo va a Pistoia, in Toscana. Io mando su a Pordenone, a Pisa. E qui? E anche qua se no. Ah, nel senso che in montagna ancora col mulo ci si va. Come? Nel bosco. Ecco le tavole, vedi? Non c'è un'alternativa al bosco. Al bosco, come dico, se è comodo il bosco vicino alla strada, tagli la legna, certo. La ricacci e la carichi sul trattore. Ma in mezzo al bosco mica ci vuoi andare col trattore. Certo. Poi ecco la paglia, ecco, vedi? L'imbasso è formato di paglia. Sì. Quello che ci deve sta bene alla bestia, al mulo, è l'arcionera, gli arcioni ti portano la misura. Hai capito? Se è stretto, se è largo e... E tu però li fai tutti uguali? No, io li faccio in base a come la bestia. Ah, come un vestito! Ecco, brava! Un vestito. Quindi questo è il basto proprio di quel mulo là. Adesso se lavora. Sì, però magari adesso forse da giovane li vendevi più in questa zona. Magari. Difatti io con mio padre, a me mio papà mi ha cominciato a portare fuori a lavorare da piccoletto. E perché c'ho tanti clienti fuori? Perché il primo si andava a lavorare sul posto, a Terni, a Spoleto, a terra, ho fatto una vita giù a terra. Si lavora sul posto. Ah, sul Vicenno. Sì. Io domenica scorsa a quest'ora io stavo a Montoreal Bomano. Mm-hmm. Hai capito? Però quando non ci siete più voi a fare queste cose... Non lo so. Come si farà? C'ho dei clienti che tanti mi hanno detto, Quirico, dice... Primo che muori facci 100-200 basti perché è finito te, noi, Capito? Senti, Quirico, va bene, ci fai vedere un'ultima cosa, un po' con gli strumenti che usi, per esempio, qualcosa... Strumenti, va, eccoli, i trivelli, con queste, vedi, primo
Queste erano le trivelle per fare i buchi. Oddio. Hai capito? Sì, sì. Queste erano le trivelle. Adesso non si addobrano più perché ci sta il trapano. Certo, era bella fatica il mio, Tutti i puntaroli, aghi. Vedi? Lei dice che ago. Mamma mia! Purtroppo per passare da una parte all'altra. Certo, le forbici. Le forbici, i paletti. Vedi per mettere la paglia. Uno prende la paglia per farle indurire le colonne, se no sono mosce. Per infilarlo dentro, vedi? E c'è. Certo. E non sta fatto l'impasto, no? E altrettanto il pelo, se vedi quando si mette il pelo, allora. E qui dico, tu non è che ne devi fare 100 prima che te ne vai, tu devi insegnare a qualcuno il tuo mestiere. Lo devi insegnare assolutamente. Ma perché non ci aiuta il governo? Ma se tu prendi un ragazzo, lo porti qua, quello ti dice prima di entrare alla bottega lo devi mettere a regola. Certo, sì, sì. Lo devi mettere a regola perché non succede niente, ma se succede, se succede qualcosa, qualche ragazzo, qualcuno che te lo chiede, se... Non me l'ha chiesto mai. Mai nessuno, questi se ne vanno tutti a Roma. E vabbè. Se vai a andare al bar, là stanno i ragazzi qua. Sì, è vero. Questa a che serve? Questa è per lavorare tutto in legno con l'ascia. Ti ci appoggi sopra, insomma. Tu stai messo qui a cavallo. Assettato là e se prendono gli arcioni, se mettono le punte, le giunte da sotto, vedi? Se mette qua così, con l'ascia. Invece sai che dicono che non c'è lavoro e invece che servono tanto i mestieri? Sono tanto richiesti i mestieri, dicono, no? Che non li fa più nessuno. Io ho più lavoro adesso che 30 anni fa. Perché 30 anni fa in Bastari, qua Santa Maria, ce ne stavano 10. Certo, sì. A Tagliacozzo ce ne stavano altri 10. A Colli da Montebove. Adesso sono solo. Hai visto? Peccato. Claro, anche perché magari uno potrebbe lavorare, insomma, un giovane, perché no? Però ecco, lo dovevi fare coi figli. Ma ecco, Silvia, il mestiere è nato a scomparire perché le bestie sono diminuite di età. Certo. Quindi 10 imbastai, una volta a Santa Maria, qua a Santa Maria ci stavano tutti, insomma, ecco, 200 muli. Adesso gente, non c'è nessuno. Io ce l'ho al lavoro perché come dico mi sono accostato fuori e oramai i clienti ce ne ho tanti, sì. A parte di Spoleto, Perugia, poi e più che mai giù Ascoli Piceno, Teramo, ancora sul Gran Sasso ce ne stanno pochi dei muri. Però adesso questi li fai qui a casa tua, non li fai più sul posto? No, non ci vado più. Però le misure del somaro chi te le dà? Me le danno loro. Oggi vado io, per esempio, domenica scorsa io sono andato a piare delle misure a certi cavalli. Come si fa la misura al cavallo? Che gli devi misurare? La misura del cavallo. Noi avevamo una misura particolare. Ecco, vedi, che bello. Ecco. E che è sta roba? E come si mette? Marco, fai il cavallo. Possiamo fare pure col metro, intendiamo, sì. A me tanti mi dicono, quindi come fai un impasto, per esempio, di 70 centimetri? Se misura la punta della tavola all'interno, sì. Vedi, qua così, interno, questo è 7 punti e mezzo, vedi? Sì. Prendi il metro, rigiri, prendi il metro. Sì. 70 centimetri. E vedi quanti. Quindi misuri lo spessore del cavallo. Però tu al cavallo che gli misuri, come fai a misurare il cavallo? La pancia sotto? No,
ci metti un impasto usato sopra. Ah, In base a quello da regola. Pure io adesso, basta che vedo la bestia, già so da quanti punti lo devo fare. Sì. Ma cos'è importante? I fianchi poi alla fine? Beh, ci sta la bestia che è più rotonda, poi lì si sanno, per esempio come la cavalla che ha la pancia calata, quando partorisce specialmente. I muli per esempio come pancia ce n'hanno poco. Senti, ma se il muro... Ci stanno quelli, i muli che ci hanno... Sono fatti alla sommarina, noi diciamo, sono fatti un po' a zeppa, invece sta un mulo che è più rotondo, e quello bisogna. E ma se uno viene qua e dice, senta Quirico, mi sei ingrassato il mulo. Tanti, ci stava rimasto quello che abbiamo visto di là, quello io l'ho fatto 4-5 anni fa, a una cavalla andrò dopo. Adesso non ci sta più bene perché la cavalla si è ingrassata, è diventata più grande, ci devo cambiare l'arcione, ce la mette più largo. E se no bisogna metterla a dieta. Sono le vecchie balle di fieno. Sì. No, proprio paglia di Secena questa è. Di? Secena. Secena? E che è? È grano? È come il grano, come biada, orzo, che le posso dire. E dove le prendi queste? Queste le prendo a forme. Lo sai questa forma? Sì, lo sapevo. Sotto al veleno. Sotto al veleno, là. Questa è la scaletta, per mettici questo sopra. Per lavorarlo, sempre per lavorarlo. Vedi, dietro è più largo, avanti è più stretto. E non si muove. Ah, ecco. E lo lavori. Ah, ecco, sì. Sì, perché sennò quello è curvo. Va bene. E non si muove, vedi? Sì. Questi sono i chiodi, la tela, Quirico, perché l'artigiano non si stanca di fare lo stesso lavoro, magari anche una vita intera? Infatti io ci sono nato, io quando ero, già avevo 3, 4, 5 anni, mio padre mi portava alla bottega, dormivo sopra la paglia, sopra il pelo, poi alla scuola, ma allora la scuola... Poi la guerra, la fresca e l'altra. Però io lo vedo che tu ancora quando lavori lo fai... Con passione, io sì. Perché non ti sei stancato? E non è che accuso stanchezze. Io la sera, è perché ecco, viene ogni tanto mia moglie, lascia perdere, fermati un po'. Ma se no io sono lavorato notte e giorno, ci credi? 24 ore su 24 ho lavorato, il lavoro ce ne stava dando, stavo facendo casa, e allora la famiglia ci stava. Io ho lavorato notte e giorno, per carità. Quello che ho lavorato io, sai che sono pochi. Però ancora possiamo dire che ogni volta che fai un basto è... È una soddisfazione per me quando è finito.